Ieri a Sassano, in località Campo di Filano, si è tenuta la 24esima edizione della Valle delle Orchidee, il consueto appuntamento naturalistico finale della stagione di fioritura. È stata una piacevole giornata di sole trascorsa all'aria aperta per grandi e piccoli. Tante le attività proposte, tutte gratuite: trekking, spettacolo di musica popolare, mostra orchidee in foto, i gonfiabili per i più piccoli che hanno potuto anche fare nell'area bimbi il viaggio nella storia dell'energia. Immancabili le prelibatezze della cucina tipica sassanese con stand gastronomici a cura delle associazioni Proloco, I Ragazzi di Caiazzano e In Cammino con Padre Pio. Questi gli ingredienti principali dell'evento naturalistico che mette in risalto le peculiarità locali che l'amministrazione comunale continua a promuovere e valorizzare. Ieri i visitatori che hanno raggiunto Campo di Filano hanno potuto godere della Valle delle Orchidee, che è uno dei percorsi naturalistici più interessanti della regione. Tra erbaneti, pascoli, praterie, pendii erbosi e boschi fioriscono ben 184 orchidee selvatiche tra specie, sottospecie, varietà e ibridi. Alla riuscita dell'evento quest'anno hanno collaborato la Banca Montepruno, l'Associazione di Protezione Civile ANPAS d'Orchidea Emergenza, presente ieri con il presidente regionale Prospero Violante, ed Elios, che con il comune di Sassano ha avviato la CER Valle delle Orchidee. Quella di ieri è stata una giornata all'insegna del buon cibo e dello stare insieme immersi nella natura. Siamo dopo un periodo di ferma per la peste suina, finalmente abbiamo organizzato questa bella giornata, questa bella manifestazione all'insegna della festa, ma soprattutto festeggiamo l'ambiente, festeggiamo le cose belle, le cose naturali. L'abbiamo organizzata quest'anno non completamente perché non è stato possibile fare le escursioni, però abbiamo pensato di organizzarla in modo tale da almeno fotograficamente di far vedere le orchidee, quindi c'è un percorso fotografico molto bello. E poi abbiamo pure pensato di creare un percorso energetico per portare poi all'energia pulita che tutela l'ambiente, un percorso dedicato soprattutto ai bambini ma pure agli adulti, chiunque lo vuole fare lo può fare, perché è un bellissimo percorso culturale, veramente culturale e importante, perché fa capire che significa energia alternativa e che significa energia pulita. È una giornata molto bella, è una giornata di festa, ma importante per Sassano, penso importante per l'intero Valle di Diano e per l'intera provincia di Salerno. Colgo l'occasione proprio per ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato a questa organizzazione, i miei collaboratori Gianfranco Cavallone, Pio Biancamano, Pizzi Angela, le associazioni che ci faranno mangiare le cose prelibate di Sassano, i ragazzi di Caiazzano, la Proloco, l'associazione In Cammino con Padre Pio, e anche chi ci ha sostenuto, la Elios e la Banca Montepruno. Grazie anche a loro abbiamo potuto realizzare tutti insieme questa bellissima giornata.